Dal 15 al 23 novembre, il vescovo di Nicosia, Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Muratore, ha effettuato una visita pastorale nel comune di Gagliano Castelferrato. Sua Eccellenza, oltre ai temi pastorali e alla visita agli ammalati, ha inoltre affrontato diversi temi scottanti per il tessuto sociale, gaglianese, nicosiano e di tutta la provincia di Enna, facendo visita a ditte, scuole, circoli e fondazioni, al locale comando dei carabinieri e dal palazzo di città dove è stato accolto dal sindaco di Gagliano, Salvatore Zappulla, e da tutta la sua giunta. Nel corso della settimana il vescovo ha affrontato tematiche attuali, quali la disoccupazione, problematiche giovanili, quali alcol e droga, e non sono mancati interventi sullo stato di abbandono della viabilità locale, relativamente alla quale tematica recentemente è avvenuto uno scambio di lettere col prefetto di Enna, il dottor Fernando Guida. Sua Eccellenza ha dunque sottolineato il totale stato di abbandono dei collegamenti stradali in tutta la provincia di Enna, ostacolo a qualsiasi decollo sociale, economico e turistico. L'ho scritto per fare l'elogio delle nostre strade, che sono un fiore all'occhiello della nostra provincia di Enna, quelle che impediscono qualsiasi decollo sociale, economico e anche direi turistico, perché se ci fossero le strade avremmo più commercio. Da quando io sono qui da 5 anni vedo un ponte interrotto tra Gagliano e Agira e non vedo nessuna speranza di apertura, e quello sarebbe uno sbocco importantissimo per la vostra economia, ma dico anche la viabilità consente relazioni ulteriori e consente anche uno sviluppo artistico, turistico che... E voi avete delle bellezze a Gagliano. Proprio in questi giorni il presule, che aveva sottolineato lo stato pietoso delle strade di collegamento tra Nicosia e i paesi limitrofi, è purtroppo rimasto coinvolto in un incidente stradale, per fortuna non riportando ferite gravi.